Semplici foto che guardano al futuro in modo diverso. Quello che vedete è fotorendering della piazza Girolamo del Balzo di San Martino Valle Caudina, una piazza che ancora oggi mostra le ferite di quel funesto 21 dicembre e per la quale sono ancora in corso i lavori. Il sindaco pisano però oggi ha presentato il progetto provvisorio di sistemazione della piazza. I lavori inizieranno entro l'estate per concludersi in un paio di mesi. Parliamo di un piccolo intervento di circa 80.000 euro di sistemazione provvisoria della piazza, che prevede la realizzazione di uno spazio, ampliamo lo spazio coperto in prossimità della macelleria, consentiremo il transito veicolare sul lato destro della piazza a salire e realizzeremo un piccolo ponticello in corrispondenza del varco di accesso al nostro comune. E chiaramente delimiteremo con una recinzione particolare tutto lo spazio della piazza che oggi appunto è aperto. Un progetto che si apre alla cittadinanza per ricevere anche suggerimenti. Con l'obiettivo appunto di organizzare una sorta di progettazione partecipata, consapevoli del fatto che è una piccola somma che abbiamo a disposizione e che ci consente appunto di recuperare un po' di normalità in attesa di un intervento più importante e sistematico e complessivo che dovrà investire, come dicevo già prima, tutto il nostro centro storico per la messa in sicurezza dell'area a monte del centro storico, del fiume stesso e chiaramente di un progetto di sistemazione e di riqualificazione di piazza 20 settembre. Intanto oggi c'è stato un nuovo sopralluogo della Protezione Civile e fa sapere Pisano dalla prossima settimana partiranno altri lavori di somma urgenza, lavori per un importo di 300.000 euro. Avremo un intervento più importante che prevede la realizzazione di una briglia selettiva in prossimità, giusto per capirci, del ponticello che consente di raggiungere la masseria campese. Quindi un'altra somma urgenza è legata alla necessità di pulire l'area oggetto della colata e la terza somma urgenza, che gestirà sempre il Genio Civile, è legata alla necessità di pulire la vasca caurina.